Se non esistesse la politica collusa non esisterebbe mafia capitale, secondo me. Rispetto a questo il Presidente della Repubblica dice che la sua preoccupazione sono le forze dell'antipolitica che diventa eversiva. Ma rispetto a questo, chi sta rappresentando il Presidente della Repubblica? La sua opinione, di chi è? E il fatto che il giorno dopo che è scoppiato questo scandalo, i partiti di maggioranza hanno salvato dalle intercettazioni telefoniche due senatori, Azzolini e Papania, votando in aula. Salvini ha le stesse responsabilità che hanno gli altri partiti, perché il suo partito è stato al governo per 8 anni e il suo partito è il responsabile dei finanziamenti senza controlli ai campi rom e ai business che hanno fatto Buzzi e Carminati con i soldi degli italiani. Il suo partito, e lui era nel suo partito. Maroni era ministro dell'interno e lui Salvini è uno a cui gli italiani pagano lo stipendio da quando avevo 4 anni. Non so se è chiaro. Cosa ci vuole per risolvere i problemi dell'Italia? Molto probabilmente cacciare fuori questi partiti che fanno affari, e ripeto, c'è anche il partito del Presidente Renzi, i partiti che fanno affari con i soldi degli italiani, e probabilmente vedremo i servizi pubblici più efficienti e delle città governate molto meglio. I rom, gli affari leciti, tra virgolette, emergenziali, fanno più business della droga. Renzi non ha fatto una legge anticorruzione in oltre 9 mesi di governo, nonostante le ha annunciate più volte, dopo lo scandalo Mose, dopo lo scandalo Expo e dopo lo scandalo anche di Mafia Capitale, ne ha annunciata un'altra, come al solito, con un nulla di fatto. La figuraccia internazionale che stiamo facendo. Perché il vero problema in questo momento è che nessuno all'estero ci crede che Marino è la garanzia del comune per non essere infiltrato dalla mafia. La mafia era già arrivata al comune di Roma, tant'è vero che a Marino, nella sua giunta e come presidente del Consiglio Comunale, ci hanno trovato degli esponenti, dei presunti esponenti dell'organizzazione. È un'indagine. Abbiamo soltanto le carte dell'accusa e voi sapete perfettamente che un'intercettazione è un'intercettazione. Io non sono più disposto, non sono più disposto Sì. su casi di corruzione come questi ad utilizzare la presunzione di innocenza. Qui c'è solo presunzione di indecenza in questo momento e soprattutto per la politica in questo modo abbiamo distrutto lo Stato italiano.